cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com. Buonasera dal Centro dei Cartomanti Europei e un bacione da Olimpia. Allora, oggi invece di ricordarvi al solito i canali social, voglio ricordarvi un'altra cosa molto bella. Noi saremo in fiera, saremo al Festival dell'Oriente. Abbiamo tre fiere da fare con voi e sono un'ottima occasione per poterci incontrare di persona, per poterci conoscere. Ci sentiamo sempre al telefono e con queste fiere avremo l'occasione di poterci conoscere di persona. Allora, vi ricordo, la prima fiera, sempre il Festival dell'Oriente, sarà il 23, il 24 e il 25 settembre a Napoli. La seconda occasione per poterci conoscere per i nostri amici della Puglia sarà il 30 settembre, il 1 e il 2 ottobre a Bari, sempre al Festival dell'Oriente. La terza occasione, sempre per i nostri amici di Bari, sarà il 7, l'8 e il 9 ottobre, sempre al Festival dell'Oriente di Bari. Io personalmente, Olimpia, sarò al Festival dell'Oriente di Bari il 7, l'8 e il 9 ottobre. E mi farebbe veramente piacere conoscervi di persona. Poi man mano i miei colleghi vi diranno nelle varie tappe dove saranno loro. Ecco, così ci sarà occasione di informarvi. Andiamo con la prima. Buonasera, sono Olimpia. Con chi parlo? Buonasera India, sono Piera. Ciao Piera. Chiamo dalla Calabria. Come stai? Tutto bene? Io sto bene, tesoro. Tu come stai, Piera? Bene, bene. Ci contentiamo. Dimmi tutto, tesoro. Come posso aiutarti? Allora, io chiamo per mia figlia. Sì. Volevo sapere se fa o sta facendo un incontro importante. Sì. Volevo sapere se... Per amore o per lavoro, Piera? Amore. Per l'amore. Ok. Allora, Piera, la prima cosa che ti chiedo è il tuo segno e la tua età. Di mia figlia, però. No, prima il tuo e poi anche quello di tua figlia. Ah, certo. Allora, io sono del Leone. Sì. E che quanti anni hai, Piera, se vuoi dirlo? Ho 60 anni. Ok. Tua figlia come si chiama? Mia figlia si chiama Francesca. Sì. È del segno del toro. Sì. E ha 35 anni. Ok, vediamo allora per Francesca se c'è un incontro importante d'amore in arrivo. In amore, sì, dimmi tutto quello che vedi, cara. Certo, tesoro, sarà fatto, Piera. Grazie, grazie, grazie. Allora, vediamo un po', quindi non sai nemmeno se lei ha una frequentazione adesso. Vogliamo vedere anche questo. Vediamo, che lei è segreta con me. Ho capito. Beh, qualche segretuccio alla mamma ci sta ogni tanto, dai. Mischio le carte. Sì. Tesoro, mischio le carte, però stavolta ti chiedo di incrociarmi le dita della mano sinistra, per favore. Sì. Ok, dammi lo stop quando sei pronta. Ti dico io quando devi sciogliere. Ok. Stop. Perfetto. Allora, sinistra, centro o destra? Sinistra. Ok, adesso puoi sciogliere le dita, Piera. Ti puoi rilassare. Ok. E vediamo un po'. Allora, c'è un uomo. Un uomo c'è. Te lo dico subito, eh? Però tua figlia, diciamo che quest'uomo non lo conosce ancora abbastanza bene. C'è una simpatia per quest'uomo che viene come il re di coppe, che è una carta molto positiva perché vuol dire una persona che potrebbe essere il suo vero amore. Una persona che comunque sia vuole per la sua vita, vuole comunque qualcosa di stabile, vuole comunque qualcosa di continuativo. Non è un uomo che si avvicina a una donna solo per un'avventura, o in questo caso a tua figlia non si avvicina in questo modo. Anzi, l'unica cosa che tua figlia è un po' bloccata, perché ci sta un po' di chiacchiericcio intorno a quest'uomo. È venuta la carta della luna, che indica un po' il pettegolezzo.
Cioè, È gli come se parlano parlano male. male di quest'uomo. Sì, gli hanno detto delle cose che a tua figlia non sono piaciute molto. Quindi adesso tua figlia è come se stesse un po' indagando su quest'uomo. Infatti, pure dalle carte del suo cuore, vedo che lei si sta muovendo per scoprire quanto più possibile su quest'uomo prima di lasciarsi andare. Ma tesoro, io da quello che posso vedere è un uomo serio, è un uomo per bene, ha buone intenzioni. Non è una persona, sì, è l'uomo che veramente potrebbe porre fine alla solitudine di Francesca. Le carte sono veramente, veramente belle, tesoro. Stammi a sentire, i sentimenti da parte di quest'uomo ci sono già o magari ancora è solo attrazione? Iniziano ad esserci, tesoro. Qualcosa c'è, è una frequentazione fresca. È una frequentazione fresca. Sì, Però, tesoro, adesso io devo certo. salutarti, devo chiederti scusa, ma devo salutarti perché dalla regia mi fanno segno di tagliare. Va bene, ti Tesoro, se ringrazio, vuoi ti farò chiamami al numero. sapere. Sì, chiamami al numero quello che hai fatto per la TV, ci sentiamo in privato e guardiamo meglio, ok, tesoro? Ok, ti ringrazio, Grazie a te, un ciao ciao, ti bacione. Ciao ringrazio, Piera. un bacio, ciao ciao Ciao. bella. Allora, prepariamo le carte per il prossimo consulto. Ok, dolcissima Piera. Ecco, questo è un altro esempio di quello che si può fare con le carte. Se si ha una preoccupazione per un familiare, per un amico, per, non lo so, per la propria figlia, come il caso di Piera. E per noi non è difficile, guardare anche questo. Quando vi dico sempre non incrociare nulla, vi dico non incrociare nulla perché quando non incrociate mi mandate anche i vostri desideri, quello che voi volete, influenzate le carte in modo da farmi avere la situazione più chiara perché è qualcosa che vi riguarda direttamente. Nel caso di Piera che mi ha chiesto per la figlia, gli ho chiesto di incrociare le dita perché l'influenza di Piera non mi serviva per guardare le carte. L'influenza di Piera sarebbe stato un qualcosa che magari mi avrebbe potuto deviare da quello che vedevo, perché Piera comunque si vedeva che aveva voglia che Francesca avesse una storia d'amore bella e magari poteva influenzarmi le carte con i suoi desideri. In realtà, così, facendole incrociare le dita mentre preparavo le carte, abbiamo fatto in modo che i desideri di Piera rimanessero da parte e le carte fossero obiettive. Buonasera, sono Olimpia. Con chi parlo? Ciao, sono Cristian. Io Ciao Cristian, come posso aiutarti? ho un problema con mia moglie Sabrina. Sì, Sabrina. Ok, dimmi tutto. Cosa vuoi sapere, Cristian? Ok, Voglio sapere se ritorna da me come prima. perché c'è un momento di pausa, uno stop, vi siete lasciati? Spiegami un po'. Ma ha chiesto un po' di tempo, non sa se mi ama, ma ha detto quelle cose lì. Ok, un po' di tempo per riflettere. Allora, Christian, mi dici quanti anni hai e che segno sei? Ok, 41 acquario, e Sabrina? 30, sì, 34 ancora in Capricorno. Capricorno, ok. Allora, vediamo un po'. Christian, io sto mischiando le carte per te e Sabrina, vediamo un po' la situazione, vediamo se lei ha preso una decisione definitiva, anzi meglio, vediamo se ci sarà un ritorno di Sabrina. Ok, Esatto, se no ancora. mischio le carte e dammi lo stop quando sei pronto. Ok. Una carta è rimasta fuori e ce la teniamo, evidentemente è un segno. Faccio tre mazzetti, sinistra, centro o destra? A destra. Allora, vediamo un po'. Questa la mettiamo qui. È un segno, sì. Quella carta era un segno davvero tesoro. Allora, questo periodo di riflessione è dovuto ad uno stato d'animo di Sabrina. Perché lei viene come l'eremita al rovescio, una persona che vuole dare l'impressione agli altri di non aver bisogno di nessuno. In realtà non è così. In questo momento lei già si sta rendendo conto che questo allontanamento è stato qualcosa di avventato, di stupido, Christian, è qualcosa che ha fatto in maniera troppo leggera, perché sa che tu sei il suo vero amore, sa che il sentimento che ha per te è forte e profondo, perché tu vieni come il re di coppe, il vero amore di una persona. Però
sa che sta rischiando veramente tantissimo. Ma da quanto tempo è andata via? Perché la cosa è troppo fresca dalle carte. Settimane, Ecco. ovviamente. Guarda, io ti dico una cosa. Porta un Ma era po' di... 6 mesi che era già distante comunque. Perché è come se avesse nella testa... hai presente il rumore che fa uno stormo di uccelli? È quello che ha lei nella testa. Ha tutto questo rumore, è confusa. Ma non solo riguardo a te, riguardo a tanti aspetti della sua vita. Ecco, comunque tieni da conto che la prospettiva delle carte è positiva, devi lasciarle solo del tempo, lasciala riflettere, non sparire, eh. Fai sentire la tua presenza, falle sapere che tu le sei vicina e che comunque sia vuoi stare accanto a lei. Questo faglielo sempre presente, senza esagerare, eh. Comunque fai sentire la tua presenza, poi per il resto vedrai che andrà tutto bene. Adesso però, sì, l'amore c'è. Il sentimento c'è, quello non si è spento. Poi, Cristian, tesoro, se vuoi approfondire la discussione, perché sai che siamo in TV adesso, quindi non posso andare troppo nei dettagli perché sono cose tue private. Se tu vuoi, mi chiami al numero che hai fatto per prenotarti in TV, ci sentiamo in privato e sono tutta per te. Possiamo andare proprio a scavare anche nel pensiero più profondo di Sabrina. Va bene? Grazie Grazie a te. a te. Ciao, Ciao, buona ciao, ciao. serata. Ciao. Allora, prepariamo di nuovo le carte e vediamo un po'. Così si scaricano, mandiamo via l'energia di Cristian e Sabrina e le prepariamo per il prossimo consulto. Vi ricordo, stavolta ve le ricordo. Verso la fine, non all'inizio come al solito, i nostri canali social che sono un modo molto importante per tenervi in contatto costante con noi. C'è la nostra pagina Facebook, La Vera Cartomanzia Rinascente del Cartomanti Europei, il nostro canale di YouTube, e il nostro sito www.cartomantieuropei.com dove potrete seguirci tutti i giorni con le dirette, potrete leggere gli orari delle dirette e prenotarvi per il consulto. In più potrete leggere, c'è cioè proprio la sezione dedicata a noi cartomanti all'interno del sito dove potrete leggere la nostra descrizione, vedere la nostra foto, ascoltare il nostro audio, l'audio della nostra voce, così per chi non ha mai parlato con noi è anche un modo per entrare in contatto. Potrete vedere le repliche delle trasmissioni in TV, in più avrete lo stato attuale in cui siamo, se siamo in turno, se siamo liberi, se siamo occupati. E in più potrete vedere proprio i nostri turni. Settimana per settimana la sessione viene aggiornata e vedrete i giorni e gli orari in cui noi siamo in turno, siamo al lavoro e siamo lì ad aspettare le vostre chiamate. Io chiedo sempre scusa se durante le dirette devo essere stretta e concisa. Il regista è spietato, me l'abbiamo detto anche l'altra volta con Aisha. Ci sono i segni e dobbiamo fermarci. Io vi invito sempre a chiamarci in privato. Perché lì siamo noi e voi. Noi abbiamo la cuffietta e siamo tutti per voi. Possiamo approfondire. Ciao, sono Olimpia. Con chi parlo? Ciao, sono Giusy. Ciao, Giusy, Ciao. tesoro. Senta, io voglio Dimmi. sapere se c'è un ritorno. Lui si chiama Giuseppe ed è Sì? nato il 9474. Io mi chiamo Giusy, sono nata il 27374. Allora, lui è un ariete. Giusy, non ho capito la tua data di Sì. nascita, perdonami. 27374 la mia. 27,3, quindi sei già ariete anche tu. Ok. Sì. Voglio sapere se lui ha scelto di stare con la famiglia oppure torna. Tu sei libera invece, Giusy? No, no. Ah, quindi una storia extra per tutti e due, diciamo Sì, però così. diciamo non è proprio una storia nata, stava nascendo. Ah, ok, quindi c'era un inizio. Adesso che è Brava. successo? E niente, sono 6 mesi che non ci sentiamo più, non ci vediamo più, perché lui mi ha detto chiamami sempre tu, sai, tu impegnata, io impegnato, io almeno posso deviare. E io sinceramente mi sono stancata e sono 6 mesi che non lo sto più chiamando e di conseguenza non lo sta facendo neanche lui. Ah, ok, ho capito. Allora, vediamo un po' come vanno le cose. Vediamo, però faccio una domanda secca, tesoro. Vediamo se Giuseppe torna da te oppure no. Ok, mischio le carte, tesoro, e dammi lo stop quando sei pronto. Ok. Sinistra, centro o destra? Centro. Allora, vediamo un po' cosa dicono le carte.
altrimenti mi metto l'anima in pace e basta, finisce lì. Allora, tesoro, lui sta aspettando te. Ah. Eh sì. Guarda, se devo risponderti in maniera secca alla domanda, se aspetti che sia lui a farsi sentire, tesoro, te lo dico proprio sinceramente no. Sta No, aspettando niente. te, sta proprio in attesa. Sta Ah, proprio in ok. attesa. Perché è venuto proprio il nome di spade che indica l'attesa. Al fatto che lui sta lì ad aspettare che sia tu ad alzare la cornetta e a farti sentire. Ho capito, altrimenti lui non lo fa. No, perché è proprio una sorta di accordo tra di voi, che c'è questo accordo tra di voi e lui rispetta quell'accordo. Ma è stupido comunque, secondo me, da parte sua. Abbastanza, tesoro, se posso darti un parere personale, perché io se vedo che la Quindi persona che non mi ti farà più interessa non mi chiama, sentire, di sua spontanea volontà per il momento, perché tieni da conto che le carte non guardano il per sempre, le carte guardano un eh. Ah. periodo che è 3-4 mesi, quindi ti dico, entro la fine dell'anno io da parte sua non vedo movimenti. Poi però, Ok. tesoro, se vuoi approfondire il discorso, andiamo più nel dettaglio, mi Ho chiami in privato, capito. tesoro, al Sì. numero che hai fatto. E posso farti un'altra domanda? Tesoro, Se purtroppo il regista mi va fa bene. segno di no. Va bene, Chiamami in ok. privato. Va bene, gentilissima, Ok? Ti buona serata, aspetto, ciao. tesoro. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, io vi ringrazio ancora. Ringrazio Giusy per la chiamata, come ringrazio Cristian e Piera. Vi auguro una serenissima e bellissima serata. Vi ricordo sempre che cartomanti europei vuol dire che la cartomanzia al suo mondo. E un bacione da Olimpia. Ciao. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 07. Seguici su www.cartomantieuropei.com.